Io sono Elena Secchi, coordinatrice dell'equipe dei fisioterapisti del reparto di riabilitazione dell'ospedale di Mede e stasera vogliamo fare una festa, vogliamo mandare un messaggio di speranza e di gioia con le testimonianze di alcune persone che sono sopravvissute al Covid passando per la rianimazione e poi dopo anche per la riabilitazione, facendo grandissimi sforzi, dimostrando tantissima forza di volontà e amore per la vita. Buonasera, sono Colli Matteo, infermiere presso l'unità operativa di riabilitazione dell'ospedale di Mede. E diciamo che è stato un periodo abbastanza complicato, nonostante noi non siamo mai diventati un reparto Covid, abbiamo avuto anche noi i nostri pazienti e soprattutto con la serata di oggi potremmo raccontare le loro esperienze e ciò che abbiamo imparato, perché io sono lavorato da poco, ma anche i miei colleghi che lavorano già da anni, un'esperienza del genere non avevamo mai vissuta. E quindi è stato nuovo per tutti, nuovo per noi, nuovo per i pazienti, e vivere queste esperienze insieme a loro, vedere come si rapportavano con la loro malattia, con i problemi conseguenti a questa malattia, ci ha aiutato a crescere e a capire veramente l'entità di questo virus. Io sono Ermina, faccio la fisioterapista presso l'ospedale di Mede. Io sono Veronica, sono la terapista occupazionale dell'ospedale di Mede. Allora, noi non siamo reparto Covid, però ci siamo imbattuti in questa esperienza che è stata molto forte e significativa poiché abbiamo trattato un sacco di pazienti post-Covid. Per quello che mi riguarda, è stata un'esperienza che mi ha molto segnata, mi ha proprio scossa, soprattutto in positivo, perché nonostante sia stato un periodo molto stressante, molto stancante, mi ha arricchita molto non solo come fisioterapista ma anche umanamente. Umanamente perché non avrei mai creduto di imbattermi in un avvenimento così difficile da combattere. E vedere i nostri pazienti che con il nostro lavoro, con il nostro amore che ci abbiamo messo, vederli in piedi e riappropriarsi della loro vita precedente è stata per me una grandissima gioia. E penso la stessa cosa, che comunque ce l'abbiamo messa tutta, nonostante comunque i pazienti siano arrivati da noi, che la parte più, chiamiamola, dura l'avevano già affrontata superando comunque la parte di terapia intensiva e quindi noi abbiamo iniziato un altro tipo di risalita per loro, che era quella della riabilitazione, portarli ad essere il massimo per quello che siamo riusciti noi e soprattutto loro, che hanno avuto un gran coraggio e forza per andare avanti. È stato un periodo pesante e lo è ancora, nel senso che comunque non siamo purtroppo ancora usciti da questa situazione, ma speriamo di mettercela tutti e tutta per poter superarla al meglio e andare avanti da quello che abbiamo imparato. All'inizio, nel periodo peggiore del Covid, noi riabilitatori ci sentivamo addirittura inutili e molto impotenti, perché vedevamo i nostri colleghi veramente morire dalla fatica e da tutto quello che c'era negli altri reparti, e noi potevamo fare ben poco e avremmo voluto fare molto di più. Però sapevamo anche che il nostro momento sarebbe arrivato e quindi cercavamo di aggiornarci per trovarci pronti quando sarebbero arrivati questi pazienti. Pensavamo che potevano avere dei disturbi cardiopolmonari, respiratori, e invece poi abbiamo scoperto ben altro. Ci siamo trovati a fare delle scelte difficili, gravose. Non soltanto abbiamo dovuto rimodulare delle terapie, ma ci siamo trovati ad operare in situazioni in cui in tutto il mondo, in Italia e quindi anche nel nostro piccolo ambiente, c'era uno squilibrio tra necessità cliniche e disponibilità di risorse.